Scontro al vertice per la terza giornata del campionato Wisp Teramano. Brimar, Roseto e New Gunners Pineto si incontrano a Colonia Paese, forti dei 6 punti raccolti nelle prime 2 uscite stagionali. Le condizioni del terreno di gara non hanno certo aiutato la ricerca del bel calcio, tuttavia le due compagini hanno profuso impegno e vispugnandi, lasciando intravedere buone potenzialità in vista del cammino futuro. Da appuntare i nomi di D'Ambrosio per la Brimar e Capuani per i New Gunners. Agli ordini del signor Graziano Paolone, queste sono le scelte dei due allenatori. La Brimar Roseto di Agostino Pavone va in campo con Tauro Amatucci Assogna, Capanna D'Ambrosio De Luca, Di Marzio, i fratelli Palazzese, Recinelli e Secone. In panchina ci sono De Sciscio, Laurenzi, Pavone, Racinelli e Sabatino. Rispondono i New Gunners di Manuel Angelini con Di Domenico, Alonso Capuani, Carletti, Catalani, De Luca, Di Pasquale, Matteucci, Mesa, Sciamanda e Scrivani. A disposizione ci sono Catelli, Centorame, Di Nicola Antonio, Di Palma, Di Persio, Montani e Sarr. Matteucci apre e chiude la prima buona occasione della sfida con il numero 20 degli ospiti che manca di un soffio l'impatto pieno col traversone disegnato da Di Pasquale. Capitan Palazzese suona la riscossa Brimar con un piazzato tagliatissimo. Di Domenico non trattiene ma assogna lo grazia sparando sull'esterno della rete. Botta e risposta con i New Gunners che sfiorano il vantaggio sugli sviluppi di un corner, ma l'inzuccata di De Luca è troppo centrale per far male a Tauro. Scrivani è uno dei più propositivi tra gli ospiti e a cavallo dell'intervallo prima si procura una buona occasione dovendo fare i conti con il sempre attento Tauro, poi paga dazio al terreno di gioco e spara a salve dal limite dell'area. Capitano Alonso catalizza tutti i calci piazzati e dall'ennesimo corner Matteucci sovrasta tutti, non centrando però il bersaglio desiderato. Alla fine la palla più ghiotta capita alla Brimar, errata tattica del fuorigioco degli ospiti. D'Ambrosio mette il turbo ma carica troppo il destro e la sfera vola via oltre la traversa. I New Gunners trovano il vantaggio alla mezz'ora con il subentrato di Palma, ma è tutto fermo con il signor Paolone che sanziona un tocco di mano del numero 18, ben ravvisato anche dalle immagini. La Brimar colleziona così la seconda ghiotta occasione. Lancio che innesca D'Ambrosio, controllo a seguire di tacco e conclusione ben neutralizzata da Di Domenico che si ripete sulla ribattuta di Recinelli. I New Gunners ci provano con il nuovo tandem offensivo Sarr Di Nicola Antonio che prendono d'assalto l'area avversaria, senza però creare grandi grattacapi alla retroguardia locale. 0-0, ma grande agonismo e buona organizzazione da parte di due formazioni che hanno pagato dazio ad un terreno di gioco poco amico questo weekend.